tutte ragazze, allora questo sarà un video che segue probabilmente a quello che avete visto un po' di giorni fa, che vi lascio linkato da queste parti. C'è un video sui miei smalti, in questo caso sono i miei flop, diciamo, perché in quell'altro video vi avevo fatto vedere le mie marche preferite di smalto. Adesso ve ne parlo di altre che non mi piacciono tanto e che ho smesso di acquistare. Prima però vi faccio vedere due o tre marche che sono, diciamo, la terra di mezzo, ecco, che sono delle marche che ho provato in diverse tonalità che non mi hanno convinta del tutto e che secondo me magari non valgono il prezzo che costano. Primo fra tutte mi sono ricreduta gli smalti pupa. Allora, a me sono passato quasi un anno a parlare di questi smalti come i miei preferiti in quanto al rapporto qualità-prezzo. Effettivamente ci sono delle colorazioni molto molto belle che hanno anche un'ottima tenuta sulle unghie, però una cosa che proprio non mi piace è che ogni volta che devo mettere uno di questi smalti mi dà molto molto fastidio è il pennello. Infatti vedete che il pennello è molto molto lungo, il che appunto comunque non mi aiuta nella stesura dello smalto. Infatti io mi trovo meglio con pennelli molto più corti e magari un pochetto più larghi. Questo qui ha poche setole e sono anche molto lunghe, quindi è davvero molto molto scomodo stendere lo smalto. Il prodotto di per sé non è neanche male, ovviamente ci sono delle colorazioni un po' meglio un po' peggio, però comunque il pennellino proprio non mi piace, quindi ve lo metto appunto tra quelli nì, ecco. Sempre riguardo pupa metto anche questi qui che sono i nuovi, quelli gel. Questi non mi hanno convinta più di tanto, ne ho un paio, ne ho due, ho questi due qua. Non mi hanno convinta del tutto perché sono degli smalti estremamente pastosi, quindi praticamente sì, con una passata sono coprenti, addensano molto molto in fretta, quindi praticamente nel giro di poco tempo dovete necessariamente diluirli, sennò sono veramente troppo, troppo pesanti, ecco, per l'unghia. Quindi ecco, per questo io sinceramente non mi sento proprio di consigliarveli, tanto famigerati o piai. Io ne ho diversi, ho provato diverse colorazioni e devo dire che anche in questo caso alcune sono migliori di altre, però in linea di massima sinceramente 15 euro per questo smalto no. Ci sono degli smalti che costano molto meno e che reggono molto di più sulle unghie anche a livello di prestazione. OPI di bello che ha, sono davvero tantissime colorazioni, ha veramente tantissimi smalti, tantissime sfumature di colori. Questo forse è l'unico punto di forza, però sinceramente io non mi sento di consigliarvi lo smalto per il prodotto in sé. Il pennellino non è affatto male, come potete vedere, anche questo è piatto e rettangolare, però comunque stende molto bene il prodotto. Passiamo adesso ai flop, quindi a quelle marche che proprio non mi piacciono. La prima marca che mi sento proprio di sconsigliarvi si tratta di Collistar. Mi dispiace perché comunque sono degli smalti molto molto costosi, ma secondo me la resa sulle unghie è pessima. Ci vuole una vita e mezzo per farli asciugare, ora non so i nuovi come sono, questo qui c'ha, non so, 5-6 mesi, insomma non ha tantissimo, non è da tanto che ce l'ho. Ne ho utilizzato abbastanza come si può vedere, però comunque è uno smalto che ci mette molto ad asciugare e sulle unghie non dura niente. Nel giro di poche ore io già ce l'ho sbeccate, quindi veramente no, non si può. Quindi io non mi sento di consigliarvelo. Eccolo qui, applicatore semplice come tutti, insomma. Ora non so, ditemi voi se avete provato qualche altro smalto e magari ho beccato io quello fallato, perché insomma ci sta, potrebbe anche essere. Stessa cosa vale per questi smalti della Prestige. Questi sono i Wonder Gloss Nail Care. Questo è un bellissimo viola con i riflessi, no, un prugna, diciamo, con dei riflessi fucsia, molto molto bello. Peccato che il prodotto di per sé non sia un granché, dura veramente molto poco sulle unghie anche questo, si sbecca con estrema facilità e ci mette una vita e mezzo ad asciugarsi, quindi veramente non si può. Questo è l'applicatore. Tra quelli, tra gli smalti via di mezzo, ecco, vi metto anche gli smalti Kiko, che a me non fanno impazzire sinceramente. Anche in questo caso ci sono delle colorazioni che durano un po' di più sulle unghie, altre un po' di meno, però in linea di massima io ho notato che ci mettono davvero parecchio ad asciugarsi e che molto spesso necessitano di più passate, quindi più strati da far asciugare sull'unghia. Insomma, le unghie non sono mai asciutte.
quindi per questo io ho un po' smesso appunto di acquistarli, perché secondo me non, insomma, non ne valeva la pena. Ecco, questo è l'applicatore semplice. Altri smalti che non mi sento di consigliarvi, benché hanno delle colorazioni molto molto carine, sono gli smaltini, questi qui nuovi di L'Oreal. Non mi fanno impazzire perché sono molto molto trasparenti, quindi necessitano di più passate e quindi secondo me non fanno fatica ad asciugarsi. L'applicatore però mi piace molto perché è rettangolare però comunque tondeggiante. Eccolo qui, questo vedete è rettangolare ma praticamente la forma tonda, e quindi insomma per questo non mi sento di consigliarveli particolarmente, anche se il prezzo è molto molto buono, perché io da Limoni questi li trovo sui 2,90 €, quindi un prezzo veramente molto accessibile. Per finire, le ultime due marche di smalti che non vi consiglio sono gli smalti Elf, che purtroppo costano quello che valgono, perché anzi adesso costano pure di più. Io questi qui li avevo acquistati quando stavano ancora 1,70 €, quindi per 1,70 € avevo provato un po' la qualità, però sinceramente non vanno. Ci vogliono 10 anni per asciugarsi ed è veramente una cosa inaudita, insomma non va assolutamente bene. Questo è l'applicatore, che è, sembra tipo tondo, non so, un po' particolare rispetto agli altri, non è piatto. E quindi insomma assolutamente no, ve li sconsiglio. Adesso costano mi sembra 3 €, non esiste proprio, quindi no, assolutamente no. E gli ultimi due sono gli smaltini di Essence, che io vi ho portato in entrambe le entrambi i formati, ecco. I primi sono questi qui, che sono i vecchi Color & Go, che ancora non si trovano più, però mi sembra che spulciando bene le OVS quasi tutte hanno ancora questi qui a 1 €. E le colorazioni sono molto molto carine, però la qualità dello smalto è veramente, insomma, è quella che è, insomma non dura tantissimo. Ci sono ovviamente, anche qui lo ripeto per la 300ª volta, delle eccezioni, però in linea di massima non sono un granché come smalti. Questo è l'applicatore, piatto e quadrato, rettangolare. Questi qui nuovi, l'unica nota diciamo di merito che hanno è l'applicatore, che è nuovo. Anche la chiusura mi piace, perché praticamente c'è il sentite quando è chiuso davvero lo smalto, quindi fanno veramente molta fatica a seccarsi, però comunque il problema è la qualità del prodotto, che purtroppo è quella che è, insomma non dura veramente, non dura tantissimo sulle unghie, quindi massimo 2 giorni, ma proprio a dire tanto, se proprio non fate niente vi durano, se no di più proprio no. E questo è l'applicatore tondo. Niente ragazze, questo era tutto, spero che questi video vi siano quantomeno d'aiuto, insomma, per mettere un po' al punto della situazione. Ci sono talmente tante marche di smalti che secondo me è molto molto difficile, insomma, ormai capire un po' dove acquistare e quale acquistare. Questi sono ovviamente i miei pareri, fatemi sapere voi cosa ne pensate.